Ciao a tutti, oggi realizzo Francesco d'Assisi e il lupo di Gubbio con dei rotoli di cartone. Prendo un rotolo di queste dimensioni, lo copro con un cerchio di cartone dello stesso colore. Incollo quindi i capelli, la tipica tonsura di Francesco d'Assisi. Metto quindi l'abito, ritagliato da panno Lenci marrone, come anche i capelli. Applico gli occhi. Il naso e le orecchie, fatte con panno Lenci rosa. Infine la bocca. Adesso applico i calcari, fatti con del feltro marrone. I piedi con del panno Lenci rosa. Infine il cordone intorno all'abito. Adesso realizzo il lupo con un rotolo di cartone tagliato in questo modo. Lo rivesto con panno Lenci grigio. Metto gli occhi piuttosto grandi. Il muso con i denti e con la lingua. We'll be right back.
nostre zampe. Infine la coda. Ed ora la parola ai bambini. Lupo, devi diventare un buono.